La Lega del Filo d'Oro nasce nel 1964. Dopo 4 anni, esattamente nel 68, a 18 anni, ebbi il primo incontro partecipando come assistente volontario a soggiorni estivi organizzati per uomini sordociechi. Da lì è iniziata una collaborazione mai interrotta che ha portato sia a partecipare ad altri soggiorni estivi e sia ad intraprendere iniziative di raccolta fondi andando a chiedere un sostegno casa a casa partendo dal comune di Osimo e via via in molti altri comuni, città anche di altre regioni. Nel 75, appena laureato, fui assunto come direttore amministrativo. Nell'88 divenne segretario generale, carica ricoperta fino al settembre 2018, quando andai in pensione e dopo 2 giorni fui chiamato nel consiglio di amministrazione e fui nominato presidente, carica che tuttora ricopro in qualità di volontario. Quindi è stato possibile partecipare in prima persona alla crescita, allo sviluppo della Lega del Filo d'Oro, oggi fondazione, presente in molte regioni italiane. L'obiettivo è quello di continuare ancora a crescere per essere sempre più vicino ai bisogni di bambini, giovani, adulti, sordociechi e pluriminorati psicosensoriali e di essere a fianco alle loro famiglie. Tutto ciò grazie all'immensa solidarietà che negli anni si è sviluppata accanto alla Lega del Filo d'Oro e che ci ha consentito di intraprendere un percorso di crescita che vogliamo continuare.